Buongiorno a tutti, cari amici che seguite la pellegrinazione dei Santi Luigi e Zelia. Abbiamo cominciato il 18 aprile recandoci a Varallo Sesia. Siamo nella diocesi di Novara. Abbiamo portato le reliquie nella chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie. È una chiesa che ha una storia antica e bella, peraltro una chiesa artisticamente molto bella. E abbiamo trovato una comunità che ci ha accolto con tanto calore. E poi ieri siamo partiti, dopo una breve liturgia, nel primo pomeriggio, per raggiungere la valle. E qui abbiamo vissuto un'esperienza davvero molto bella, perché i parroci di questa unità pastorale, chiamata della Bassa Sesia, hanno voluto che le reliquie andassero in ogni chiesa, che toccassero ogni zona di questo territorio. E così, invece di radunare tutti in un unico luogo, si è preferito andare di chiesa in chiesa. Abbiamo cominciato nel pomeriggio e dovunque potevamo fermarci soltanto 20 minuti, mezz'ora in tutto al massimo, bisognava ripartire. Abbiamo cominciato a fare questo pellegrinaggio alle 16:30 e abbiamo concluso alle 22:30. E in ogni comunità, in ogni luogo dove siamo andati, abbiamo trovato una comunità che ci attendeva, a volte 20 persone, a volte 50, a volte di più. Una comunità fatta di persone più anziane, ma anche a volte di coppie, di bambini. C'è stato un luogo dove abbiamo incontrato tanti bambini che ci aspettavano. Tutto questo è stato molto bello. Questo andare di chiesa in chiesa, questo toccare ogni territorio, ci ha fatto vedere come la gente attende di vedere i segni. E dovunque abbiamo pregato, e dovunque abbiamo ascoltato dei frammenti della parola di Dio e dei frammenti tratti dalle lettere di Zelia, e dovunque abbiamo affidato a questi santi coniugi le famiglie, in particolare proprio le famiglie di quella comunità, i problemi di quella comunità. È stata veramente un'immersione nella realtà locale. Oggi continuiamo, perché l'ultima tappa è stata nella chiesa principale, a Gemme. Una chiesa veramente bella che appare come una cattedrale, appare fin troppo grande pensando al piccolo comune. E ho chiesto come mai una chiesa così grande in un comune che fa 3.000 abitanti? È perché questa chiesa è stata costruita per venerare una santa del luogo, la Beata Panacea. Una pastorella che evidentemente ha lasciato un tale profumo di santità che ancora oggi, a distanza di secoli, la Chiesa ricorda e venera. È proprio così. Amici, i santi non passano, come diceva Giovanni Paolo II, non vanno mai in prescrizione. E noi ne siamo certi perché lo sperimentiamo. E allora, portando questi santi Luigi e Zelia, noi chiediamo per tutti, anche per voi che mi ascoltate, che il profumo della santità possa contagiarci e che alla fine è l'unica cosa che ci interessa attraverso le vicissitudini di questa vita è restare aggrappati a Dio, il Santo, per diventare anche noi santi nella misura, nella forma che il buon Dio chiede a ciascuno di noi. Vi lascio con un abbraccio. Ciao.